Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Recentemente la risoluzione dell'enigma Alice Real ha puntato nuovamente l'attenzione su Super Mario 64, uno dei giochi più famosi di tutti i tempi. Dopo 24 anni dalla sua pubblicazione è ancora in grado di sorprendere i giocatori che mai si stancheranno di voler conoscere ogni suo più piccolo dettaglio nascosto. Oggi, grazie al leak dei codici sorgente direttamente dagli archivi Nintendo, sappiamo che dietro al messaggio in bassa risoluzione, che per più di due decenni ha stimolato la fantasia degli appassionati, c'era un fondo di verità e che sì, Luigi era effettivamente reale, o almeno lo era stato durante i piani iniziali dello sviluppo. So che molti di voi ora, senza un mistero da risolvere, si sentono spaesati, ma state tranquilli perché Super Mario 64 non ha di certo esaurito la sua scorta infinita di punti interrogativi che si porta dietro da sempre. Nel corso degli anni sono state ricamate intorno al titolo le speculazioni più assurde, delle vere e proprie teorie del complotto che sfidano la logica e la razionalità. Per questo oggi vi vorrei parlare del Super Mario 64 Iceberg, un'immagine che è innanzitutto una metafora, un'allegoria e anche un po' un meme. La foto racchiude tutte le teorie che sono spuntate fuori a partire dal 1996 e le raccoglie secondo uno schema verticale. In alto, dove c'è la punta dell'iceberg, sono raccolte le speculazioni più plausibili e non è un caso che tra queste si annidi anche Alice Real. Scendendo però si va sempre più in profondità, dove la luce della ragione non filtra più e presto si raggiungono gli abissi delle leggende urbane e dei creepypasta. Tra questi due poli opposti c'è una quantità infinita di rumor, fantasie e strani glitch, tutti organizzati sempre seguendo una scala razionale che va dall'alto verso il basso. Ora, siccome il regno dei creepypasta non è proprio la mia specialità, ma so che molti di voi sono curiosi di immergersi negli abissi di Super Mario 64, ho deciso di fornirvi gli strumenti necessari per interpretare tutti questi miti, parlandovi intanto, in questo primo episodio, delle teorie che secondo me sono fondamentali per comprendere tutta la lore che c'è dietro all'iceberg. Dico primo episodio perché sarebbe interessante farci sopra una serie ricorrente da portare qui sul canale, ma se valga la pena farlo me lo dovete dire voi, quindi mi raccomando, se l'idea vi affascina lasciate un like e fatevi sentire nei commenti. Vi assicuro che leggo tutto quello che scrivete e se siete nuovi prendete in considerazione l'idea di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Per molti Super Mario 64 è più di un semplice gioco. Per tutti i ragazzi cresciuti nel corso degli anni 90 ha rappresentato probabilmente uno dei primi amori videoludici, se non addirittura un titolo che rimarrà per sempre impresso nella memoria. Per questo i giocatori di tutto il mondo hanno cercato di scoprire ogni suo piccolo segreto, andando ad esplorare a fondo anche tutte le incongruenze che possono essere presenti in ogni software. Alice Real è una teoria che nasce da un messaggio a bassa risoluzione, ma che ha trovato la sua conferma nelle informazioni rinvenute sepolte nel codice sorgente leakato recentemente. In questa prima sezione, sopra la superficie, tutte le teorie e fenomeni nascono dall'osservazione del gioco e dallo studio dei suoi glitch. In questo ha avuto un ruolo fondamentale l'utente Pannenkoek 2012, che è un canale dedicato proprio all'esplorazione certosina di tutti questi aspetti tecnici di Super Mario 64. Userò tantissimo suo footage e se questo tipo di approccio al videogioco vi piace, vi consiglio caldamente di fare un salto sul suo canale. Impossible Coin e Mystery Goomba si riferiscono entrambi a dei problemi di spawn. Il primo riguarda una moneta che non può essere raccolta a causa della conformazione del terreno in Tiny Huge Island. Il secondo, un Goomba nato morto. Un povero funghetto che si genera fuori dai confini dello stage e che muore appena caricato il livello. Half A Press è più uno studio da speedrunner, dove ci si interroga su quale sia il numero minore possibile di volte in cui è necessario premere il tasto A per finire un determinato percorso. E sempre Pannenkoek ha dimostrato che è possibile completare un livello premendo A solo mezza volta. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Però tra tutti questi elementi ce ne sono tre fondamentali che introducono un concetto portante su cui si basano tutte le speculazioni delle zone più profonde dell'iceberg. Questi sono Parallel Universe, la Space World Beta del 95 e il Worms Fortress 1-Up,
Il primo è un glitch originato da un problema delle collisioni del gioco, lo racconto nel modo più spartano possibile, che dimostra che potenzialmente esistono infinite versioni non visibili di ogni livello, tutte leggermente diverse dall'originale. La seconda è la build mostrata al pubblico durante lo Space World del 95. Questa versione preliminare non solo offriva numerosi elementi sia grafici che di gameplay completamente alterati nella versione finale, ma anche la prima e unica traccia della Wario Apparition, di cui parleremo più avanti. E per finire, il Worms Fortress 1-Up, ovvero un fungo 1-Up nascosto all'interno della fortezza Womp e ottenibile distruggendo un muro della torre principale. Questo oggetto era difficile da scovare e passò inosservato da molti giocatori, che rimanevano parecchio sorpresi nello scoprire la sua esistenza, come se non fosse mai stato presente all'interno della loro versione del gioco. E questa poraccia è la genesi del filtro che darà vita a gran parte delle teorie presenti nelle profondità dell'iceberg. Every copy is personalized, ovvero la teoria secondo cui ogni cartuccia di Super Mario 64 è diversa dalle altre. Questo perché alla base dell'engine di gioco ci sarebbe un'intelligenza artificiale estremamente complessa, in grado di captare e interpretare le preferenze e i desideri del giocatore, proponendo così un'esperienza sempre diversa in base al proprietario. Vi ricordo che qui, nella profondità dell'abisso, siamo nel regno del creepypasta più assurdo, e quindi questa IA avrebbe una connotazione estremamente negativa e inquietante, e vedrebbe la sua genesi in una build slegata da Super Mario e Nintendo 64. Questa infatti sarebbe stata creata da un'azienda giapponese sconosciuta che presentò la tecnologia di personalizzazione a Nintendo. La grande N, incuriosita dalle potenzialità di questa intelligenza artificiale, la acquistò per poi trasformarla nel progetto che avrebbe preso la forma di Super Mario 64. Questa sarebbe la causa di tutte le alterazioni e anomalie riscontrate nel corso degli anni, che sono più di semplici bug e glitch. Sono delle scelte senzienti di un'intelligenza artificiale che gioca con l'utente. È per questo che, nonostante siano passati decenni, la community è ancora ossessionata da fenomeni non confermati ufficialmente, come i fiori danzanti, la presenza di Blarg e ovviamente la Wario Apparition. Terrible! Poi, who would buy stuff like this anyway? Oh, what? You think this is fun? You gotta be cuckoo crazy! You want fun? Wario show you fun! Ma in questo video credo di aver già detto troppo. Ora che avete gli strumenti necessari per esplorare l'iceberg, sono curioso di sapere se vi addentrerete nelle profondità dei misteri di Super Mario 64. Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se vorreste altri approfondimenti su questa mitologia o su argomenti del genere. Come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Poro Apparition, ciao!